vita non ha più un senso. Salve popolo di questo nuovo video, io sono Nemi, lei è Oshi. Salve popolo della Terra. No, tu non lo puoi dire. E oggi siamo ritornati con un episodio di The Sims 4. Lì abbiamo il nostro Polpetta che sta facendo la ramanzina Oshi, a quanto pare. Che mi sembra poco interessata. Su che siti stai, Oshi, eh? Allora, posso spiegare? Su che siti stai, Oshi? Non sto facendo nulla di strano, lo giuro. Nello scorso episodio vi abbiamo chiesto una cosa molto molto importante. Ci avete chiesto se dovremmo creare i nostri fidanzatini e anche una piccola fidanzatina per Polpetta. Ed è esattamente quello che abbiamo fatto. Infatti adesso, appena Lemi tornerà a casa, andremo a far visita ai nostri nuovi fidanzatini. Non sei emozionata, Oshi? Polpetta deve fare il pipì. Vai a dirgli di fare il pipì. No, non devi fare la manzina sugli abbai, devi chiedergli. No. Chiedi all'animale di fare pipì. Anche tu dovresti fare pipì. Oh, no. Ci ha portato le bollette. Che schifo. Ci ha portato le bollette. Si vergognasse. Guardalo Polpetta che fa il pipì. Bravissimo. Bravissimo. Amore della mamma. Che sei bella. Anche se c'è pa. Che bella. Guarda come scoletta. Quanto cammina. Oh. Che là, si è teletrasportata. Tipo pistola. Guarda che carino. By the way, non mi sembra molto un bourgeois, A me sembra Scooby-Doo da cucciolo. Oddio, è vero, Scooby-Doo da cucciolo. Sembra più una sorta di meticcio. Un meticcio tra un bourgeois e qualcos'altro. Quindi è tipo, non lo so, è che non ha la faccia lunga. Oh, riesce a entrare in casa. Carino. È carinissimo. Loda, bravissimo Polpetta. Ha detto Gianchio, dovrei andare al bagno, se vedi la vescica molto. Sì, male. Lo so, ti sto mandando adesso quanto sei si rompipacca. Non vorrei che succeda qualche spiacevole incidente, sai. Che comunque abbiamo creato il meme Polpetta, perché nello scorso video, mentre che stavamo prendendo il cagnolino, per sbaglio ho scritto Polpetta al posto di Polpetta e niente. Hashtag Polpetta nei commenti, ragazzi. Forza Polpetta. No, sta bevendo. No, non si beve il piscio. Sta bevendo dalla sua pipì. Polpetta. Ormai ti confondi anche tu con Polpetta e Polpetta. Guarda, cerca di intenerirci con le sue cosine stupide. Non ce la puoi fare. Che belle scarpe che hai. Ehi, no. Non si gioca nelle pozze! Polpetta! Oshi, ma tu stai morendo di fame, ma perché non me l'hai detto prima, tesoro? Vieni qua. Mangiati un po' di fagiolo. Oh. No, ma puoi scorreggere. Ma no, ma hai la cacca di Polpetta nell'inventario! Ma buttala! La collezioni? No. Oh, vuole giocare con noi, ma non abbiamo i giocattoli! No, non ci avevo mai pensato! Oh, che cos'è? Che carino! Che cosa gli prendiamo? Gli prendiamo la cassa direttamente, dai, sceglierà lui che cosa giocare. Guarda, gli prendiamo questa e gliela mettiamo qua dietro il divano, che a lui piace un sacco stare dietro al divano. Cioè sotto, in realtà. Ecco qua. Vieni, Polpetta, giochiamo! La palla. Tieni. Dai la palla a Polpetta. Guardalo, che carino! Guardala. Non riesce a prenderla in bocca. Che caruccio. Quando torni? Alle 17. Ah, tra meno di 20 minuti. Ma che bello è! Oh, sono stata promossa! Ehi! Bravissima, milady, bravissima! Hai un sonno della Madonna, ma noi siamo qua per andare a conoscere i nostri fidanzatini. Quindi, viaggio. Ma non hai soltanto sonno, forse anche. Non mi parlare. E guardate un po' qua, abbiamo una casa con un diamantino sopra. Indovinate un po' chi ci sta qui. Ah, vabbè, si chiama un tarallo perché vabbè. Oh, e qua abbiamo già la fidanzatina di Oshi. Guardate com'è bella. Poi ve li farò vedere anche nella modalità modifica al sim, così che vedete tutti quanti i loro outfit. Eccoli qua che parlano. Ci stanno tradendo. No, non ancora. Questo qua è il mio. Presentazione rispettosa. Invece tu, Oshi, comincia a parlare con la tua.
presentazione amichevole. Ma perché sono sempre flirtante? Io non ho capito. Non lo so, ma hai qualcosa in comune con la tua fidanzatina, effettivamente. Fai il bacio a mano. Dai, cominciamo già così. Adesso ve li presentiamo un pochino. No, è affezionata. Oh, eh. Sta andando male. Perché? Perché? Perché sono stata troppo affrettata. Ma perché c'è una spara sulla mia faccia? Mi sa che non stai andando molto d'accordo con... Ma qui abbiamo la nostra polpetta che non sta facendo amicizia con la sua nuova amichetta. Abbiamo polpetta e abbiamo lunetta. Dai, vi faccio vedere in modalità... modifica un sim. Però aspetta, non so come farveli vedere in modalità modifica un sim loro. Effettivamente. Aspetta, mi impegno, guarda. Oh! Grisci e pettegolezzi, ma certo, io amo i pettegolezzi. Ed eccoli qui, i nostri nuovi fidanzatini. Abbiamo il mio futuro fidanzatino che si chiama Carlo Tarallo. E... Non avevo fantasia per il nome, insomma. Carlo Tarallo vuole fare lo scrittore. È buffo. Amante dei cani. E corretto, perché... È corretto. Abbiamo la fidanzatina di Yoshi, Eder, che la sta frenzonando malissimo. Mi dispiace, Yoshi. È un modello di malizia, quindi la renderemo una criminale. È romantica come Yoshi, ordinata ed estroversa. Esattamente il contrario di me. Esattamente il contrario di Yoshi, insomma. E abbiamo la piccolina, che seguendo i commenti che ci avete fornito, intanto vi ringrazio tantissimo per i commenti che ci avete dato una mano a creare la fidanzatina di Polpetta. Ringrazio Yoshi. Grazie a tutti, soprattutto perché lo scorso video è stato il video con più commenti del nostro canale. Esattamente, quindi vi ringrazio ancora. Abbiamo scelto di prendere un Great Pyrenees. Abbiamo preso come razza una Great Pyrenees, che penso si legge così, si legga così. Nel caso Grande Pireneo. Nel caso Cane de Montagna dei Pirenei, si chiama così la razza, che non era una razza del gioco. Quindi alla persona che ha commentato ti dico che per te sono andata a scaricare una mod che ci ha dato appunto l'opportunità di avere una Grande Pirenea come cagnolina, insomma. Sì, ma... La facciamo con piacere perché... Certo, l'abbiamo fatto con piacere perché siete le uniche persone che ci guardano, per voi questo è altro. So che è un commento molto da YouTuber stock del 2016, ma mi dispiace. E come nome c'erano molti nomi molto, molto classici, nel senso che uno si chiama Kira, l'altro Luna, e quindi abbiamo detto, oh senti, al posto che mettere Luna, che è un nome che si dà ad ogni cane esistente su questo mondo, la chiamiamo Lunetta. E quindi abbiamo Lunetta, che è una grande pirenea. È carina, insomma. E sono anche abbinati perché Lunetta e Polpetta insieme fanno la rimetta. Rimetta. Sono entrambi più alti di noi, perché... Nulla da togliere alle persone basse, ma il mio Carletto deve essere un tarallo. Abbiamo abiti quotidiani, abiti formali, abiti sportivi, abiti da notte, abiti da festa, costume da bagno, clima caldo e clima freddo. Invece per Eder abbiamo abiti quotidiani, abiti formali con questo vestito molto, molto invitante, insomma. Abiti sportivi, da notte, questo cappatoione, da festa, costumi da bagno, clima caldo e clima freddo. Invece la piccolina ovviamente non ha... Ovviamente non ha vestiti. Non ha vestiti. Ed eccoci tornati nella modalità vivi. Io sto morendo di sonno, devo fare pipì, devo pulire, vabbè, tante cose. Ma intanto mi rimorchio il mio Carlo Tarallo. Discuti degli interessi, racconta una barzelletta sui vampiri, chiedi della sua giornata, insomma, sono flirtante, ragazzi, guarda, tante storie. Invece, con la nostra Eder, sta andando un po' male, Yoshi. Scherza sulla peluria, parla del tempo soleggiato, vediamo se riusciamo a recuperare.
Oh, stiamo facendo amicizia? Ma io perché non mi siedo vicino al mio moroso, scusa? Chiede le preferenze romantiche, non lo so. Oh, che carini ci siamo messi tutti quanti qua. Molto più carino, molto più carino, effettivamente. Complimentati per l'aspetto. Vediamo se riesco a fare colpo sul mio Carlo Tarallo. Mi sembra di sì. Aha! Ce la stai facendo. Chiedi se è single, vai, è il momento di discutere gli interessi. Questa è la storia buffa. Intanto la tua se n'è andata, mi sa. Niente. Non mi vuole. E voi due? Perché non giocate un pochino? Oh, Bess! Ehi là, fenomeno! Senti qua, ho un'idea fantastica per fare soldi. Sarà qualcosa di enorme, ma avrei giusto bisogno di qualche simoleone in più per farla decollare. Tipo 1.000.000. Pensi di poter dare una mano a una persona amica? Sono povera. Polpetta! Perché non fai amicizia con Lunetta? Accarezza. Presentazione amichevole, dai. Prova a presentarmi alla piccolina. Ok, ma guarda che stai per svenire per terra. Ah! Guardate intanto quanto è carina. Chiedi di ammirare le stelle. Andiamo ad ammirare le stelle insieme ad Eder. Ho accettato, è vero. Oh, ti ho visto morire. Che carine che siete. Siamo proprio opposti. Chi è arrivata? Oh, che le guarda le stelline con voi. Che cucciola. Che carina. Oh, si è messa a dormire accanto a noi con la faccia appoggiata addosso a Eder. Che carina. Discuti degli interessi. Vediamo se riesco ancora un pochino a conversare con lui. E poi andiamo a casina. Devi andare anche a mano. Ah no, mi odia. Perfetto, andiamo a casa. Pozzi, ti stai svenendo. Devi andare in bagno. Della Madonna. No. Sono morta prima. Milady, vai a dormire che sei distrutta, poverina. Mi sa che ho i compiti per domani, però. No, domani sono libera. Perfetto. Io invece. No, tu vai a lavoro, hai già fatto tutto quanto. Io si sveglia. Cosa? Cosa è successo? Cumulo di abiti. Ma. Oh, mamma mia, puzzo di. È pieno di vestiti da Oshi! Ma non ci sono stata io! Sì, che sei stata tu! Cosa? Bisogna lavare i vestiti adesso? Da quando? Da quando? Non abbiamo una lavatrice! Ma davvero ci sono le lavatrici? Scusa, lava... Cosa? Wow! Ma... Da quando? Sì, no! No! Polpetta affamato! No! Chiama Polpetta! Non avere fame, Polpetta! Hai anche tu fame! Anch'io ho fame, ma Polpetta è più importante. Ah, perché riempono queste quando è pieno... Wow, ok! Ok, inaspettata come cosa. Ma come giusto che sia. Oh, è il giorno dell'amore, Oshi. Sai ciò cosa significa? Che dobbiamo andare a rimorchiare. Ma io ho ancora sonno. Va bene, allora andrò a farmi un'altra dormitina. Facciamo una cosa, svegliamoci. E invitiamo la nostra amica Eder nel lotto attuale. Ok, va bene. Arriverà molto presto. Vediamola, eccola. Non posso farmi trovare un pigiama. Certo che puoi. Dai il regalo del giorno dell'amore. Oh, abbiamo una bella rosa. Rosa. Ta-da! Gli piace. Molto buono. No, non è vero, non gli piace. No. Regalo non apprezzato. Che cattiva che è Eder. Ah, oh, no, ti odia proprio. È il momento però di invitare il mio Carlo. Invita nel lotto attuale. Posso invitare anche Lunetta? Condividi lo spirito del giorno dell'amore. Scusati. Dai, prova a scusarti con Eder. Magari funziona. Oh, aspetta una cosa. Oh! Ehi! Oh! Oh! È flirtante! È il mio momento! Flirt! Scambio numeri di telefono! Che
come l'ho chiamato se non avevo il suo numero di telefono. No, se n'è andata. Con te non hai speranze, Oshi. Non dire così, mi fai piacere. Oh, mi sa che mi ha fatto brutto anche a me. Tanto tu, Oshi, allora fai amicizia con la cagnolina. Presentazione amichevole. Perché è così difficile? Non lo so. No, non mi vuole. Perché? Scusi, magari dovremmo essere più amici prima di provarci. No, mi odia. Sfoggia l'animale. Dai, fagli vedere Polpetta, che lui è un amante dei cani, probabilmente si gasa. Molto probabile. Dai, pian piano. Sì, forse la cosa migliore è semplicemente continuare a parlare fino a che non raggiungiamo un livello di amicizia abbastanza elevato per poi cominciare a provarci. Dai, le chiavi della residenza! Ma certo, ma entri in casa mia quando vuoi, tesoro! Ma ci vivo anch'io in questa casa. Ehi! No! Polpetta! Cattivo! Stringi, vediamo se si fa almeno dare un abbraccio. Un abbraccio, per favore? Ok, potrebbe andare bene. Posa sexy, proviamoci. Oh, sta cominciando a sbocciare l'amore. Ok, proviamoci. Ok. Offri una rosa. Sì, sta funzionando. Oh, ci sta funzionando. Condividi lo spirito del giorno dell'amore. Fai il bacio a mano. Ce la sto facendo. Primo bacio? Siamo sicuri? Vai! Vado! Dai che ce la fai! Dai! Sì! Mi sto baciando l'aria! Ce l'abbiamo fatta, Oshi! Ce l'ho fatta! Grande! Confessa l'attrazione! Dichiara l'amore pubblicamente! Non posso già chiederti di essere mio fidanzatino? Prima c'era l'opzione a me, prima di un'altra cosa di essere spawnata. Chiedi di diventare il fidanzato. Vai. Ma chi sei? So che è successo tutto molto in fretta, ma sei bellissimo. Voglio stare con te per sempre. Siamo... ma io mi sto pisciando addosso. Beh, grazie mille, ora puoi andartene. Ce l'ho fatta. Tu oggi sei messa un po' peggio. Ah, io ho sonno. Lotta con i cuscini con... Oh, facciamo la lotta di cuscini io e Carletto. Vediamo. Chi vincerà? Che carini. Carlo. No, come Carlo? Devi ti fare per me. Ti accetta la scommessa. Vediamo. Oh, aia, che male. Vediamo. Oh. Oddio. Sto vincendo! Oh! No, ha vinto Carletto! Oh! Che cazzo! Che carini! Carinissimi! Diamo un po' di cibo a Polpetta. Ma questo è anche dal lavoro, tutto ciò. Certo. Avevate casa libera. Sì, ma non... Ma... Ok, che avevamo casa libera, Oshi, ma non al primo appuntamento. Oh, tutta la casa impolverata. Chi ha l'aspirapolvere? Mi sa tutto.